Benvenuti carissimi amici da Marco Cristian Salvati del canale Escursioni Estive. Bentrovati con una nuova recensione e quello che andrò a farvi vedere è una cosa molto molto ben fatta. Abbiamo qui davanti essenzialmente un portatorce. Ma vediamo come è realizzato. Allora, innanzitutto un portatorce completamente universale. Che intendo per universale? Intendo che ci possono entrare delle torce fine come un mignolo e torce molto molto più grandi. In che modo? Allora, innanzitutto tutta la struttura è in una bellissima cordura, molto tenace e molto spessa, veramente un guscio. E infatti qui c'è una sorta di scudo con un altro piccolo scudo qui dentro e un altro di qua. Quindi uno a destra piccolo, uno a sinistra piccolo e uno scudo centrale. Tutti e tre gli scudi, o meglio, ganasce, perché sono delle vere e proprie ganasce, sono tenute da elastici. Quindi, come potete vedere, può entrare perfettamente una torcia grande quanto un dito e una torcia molto più grande, che può essere rotonda, squadrata, di qualunque tipo. Ok? Preferibilmente quelle con l'accensione sul retro, sul fondello. Tac, acceso e poi spengo. Un'altra cosa molto simpatica è la clip. Una clip che ruota. Guardate quanti scatti, è a 360 gradi. Quindi, che cosa significa? Che se io ho alla cintura questa clip e la chiudo, ho la torcia verso l'alto, ma posso accenderla, girarla e mi illumina davanti a me, avendo le mani libere. Oppure leggermente più in alto, ha proprio degli scatti. Non so se li sei riuscito a sentire. Oppure più in basso, vedete? E questa è una cosa veramente comoda perché si può utilizzare, torno a ripetere, un po' come una torcia frontale, cioè con le mani libere. Inoltre è anche comoda perché quando siete in piedi potete tenerla in questa posizione, ok? Un po' come i coltelli. Quando vi sedete potete girarla e non vi dà fastidio, ok? E avete un porto orizzontale invece che in verticale. E come vedete, il cambio avviene in un lampo, senza smontare nulla o cambiare posizione della clip, smontando video o cose varie. Adesso vi faccio vedere un attimo un po' di foto dimostrative che rendono meglio l'idea. Come avete visto, li fanno
anche per i multi-tool, solo che hanno chiaramente la copertura qui davanti e il bottone, e qui sono chiusi, però sono sempre con questi snodi, ok? E quindi torno a ripetere, anche quando avete un coltello potete portarlo in orizzontale, in verticale, cambiando posizione in un lampo. Bene, con questo è tutto. Marco Cristian Salvati dell'escursione estive vi dà appuntamento alla prossima recensione. Grazie.